ragazzi, sono Follow the Tube e buon Halloween, anche se non sono abbastanza sicuro se si auguri o meno. E mentre magari alcuni di voi stanno pensando se andare a fare dolcetto scherzetto, se mascherarsi, se non fare nulla, se tirare le caramelle nella schiena ai bambini che gli rompono le palle perché suonano i campanelli o cose varie, io semplicemente vi propongo, vi proverò a intrattenere, chiamiamo così, diciamola così, diciamo qualche minuto, qualche minutino, eccetera, semplicemente con questo video sulla top 10 dei momenti più horror, più creepy, più inquietanti che secondo me sono stati, almeno nella storia quasi recente, cercherò un po' di fare un mix fra recente e passato della WWE, quindi non WCW ma WWE. E per il resto, una cosa che volevo aggiungere, sì, ci sarà qualcosina preso anche un po' di qua che di là, quindi non stiamo a essere veramente troppo fiscali, ma direi più che altro di andare subito a vedere questa top 10 e magari fatemi sapere voi dopo qua sotto la vostra top 10 di momenti più inquietanti e creepy della WWE. Numero 10. Beh, questa top 10 horror parte quindi al decimo posto con Zombie, The Zombie, come preferite, della ECW, dove sì, c'era uno zombie. Questo wrestler vestito da zombie semplicemente entrava camminando come uno zombie, muovendosi come uno zombie e soprattutto, ovviamente, oltre al trucco e al look da zombie, la cosa forse più divertente di tutta questa storia, ovvero i promo da zombie. Cosa mi direte voi ora? Promo da zombie? I suoi promo erano e basta, semplicemente, fortunatamente questo, se vogliamo fortunatamente, non ha mai vinto nulla con questo personaggio, ma semplicemente veniva preso, ammassate e stangate da The Sandman. Numero 9. Sicuramente non potevo non mettere The Brood, ovvero la Stable, se così vogliamo chiamarla, capitana da The Gangrel, e di veri e propri vampiri, bevevano sangue e si atteggiavano come tali praticamente, e sì, chi era parte della Stable oltre al leader, ovvero The Gangrel? Ebbene sì, Edge e Christian, che debuttarono quindi insieme in WWE, eccetera, tramite questo santone vampiro, e questi io mi sento di chiamarli come dei veri vampiri metropolitani, non gli Ascensio. Numero 8. Questa purtroppo è una cosa che pochi conoscono, perché magari non hanno mai avuto il tempo di vederlo, di spulciarlo, di andarlo a recuperare, eccetera. Ovviamente c'è anche chi lo conosce, ma in quel momento dove Taker e The Ultimate Warrior ebbero il loro feud, con comunque match particolare, come qui possiamo vedere dalle foto, comunque sia violenti che, diciamo, inquietanti, fecero in particolare un match dove per vincere bisognava rinchiudere l'altro in un vero e proprio sacco da morta. All'inizio fu Taker a chiudere The Ultimate Warrior, e mentre stava chiudendo proprio l'ultimo braccio con la cerniera, Ultimate Warrior si incominciò a digitare, si liberò e sì, attaccò Taker, lo infilò nel sacco da morto e lo chiuse nel vero senso della parola, lasciandolo lì. Cosa più inquietante, quel sacchetto pare essere nei musei WWE. Numero 7. Questo magari è un punto in cui non sarete tutti d'accordo, ma a me ha sempre fatto gelare il sangue. Quel momento in cui Randy Orton, il vero e proprio Legend Killer, dove feudò con Undertaker, praticamente se lo vedeva dappertutto, gli era entrato nella testa, e mamma mia, questo momento dove si specchia, dietro a lui vede Taker, si gira e non c'è più, mi ha sempre messo una paura matta. La WWE provò a fare la stessa cosa anche nella fight da Cena Wyatt, ma secondo me ebbe ovviamente risultati diversi, forse anche perché ero cresciuto, non l'ha presa così, però sicuramente ci provarono anche qui. Numero 6. Come non potevo quindi non infilare in questa top 10 il debutto di Kane all'interno del Hell in a Cell per andare a fronteggiare il famoso fratellastro che lo aveva apparentemente ucciso e bruciato vivo, Undertaker. Kane si presentò in questa Hell in a Cell e attaccò Taker, come qui possiamo vedere dalle foto precedenti, e spaccò una porta, le fece di tutti i colori, ma quel faccia a faccia, quella faccia rossa con quella maschera che simboleggiava proprio una vera e propria fiamma e incuteva veramente timore, pareva nascondere qualcosa di malvagio, mi ha sempre veramente affascinato tanto, e questo feud non si fermò qui, ma come sappiamo andò avanti negli anni a venire. Numero 5. Qui siamo su qualcosa di più recente, ovvero il feud Wyatt-Cena, che come possiamo vedere anche dalla foto ebbe luogo anche in quel di WrestleMania, ma andiamo per ordine. Wyatt-Cena si iniziarono a sfidare, a confrontare, a feudare, ma Wyatt piano piano, già psicopatico, non sbagliamoci, lo è sempre stato,
iniziò a comportarsi sempre più stranamente e iniziò a ballare con Cena addirittura sul ring, a cullarlo dopo i match quando Cena era inerme, a cantargli la canzone che in America è conosciuta come una canzone per bambini, He's got the whole world in his hand, lui ha tutto il mondo nelle sue mani. Questo motivetto diventò veramente un cult per Bray Wyatt e per i suoi fan, ma la cosa più terrificante fu in quel di Raw quando Wyatt chiamò veramente un'orda di bambini, i fan di Cena storici, per rivoltarsi contro il loro idolo, contro John Cena, a cantargli He's got the whole world in his hand, lui ha tutto il mondo nelle sue mani. E Cena quella sera a Raw ebbe una faccia veramente incredibile, perché fu tradito dai suoi stessi ragazzi. Numero 4. Beh, qui cercherò di essere breve perché c'è poco da spiegare. Come sappiamo, Taker e Steve Austin ebbero comunque una grande faida. E sì, nel frattempo di comunque delle varie faide avute, Undertaker, una sera in quel di Raw, crocifisse, nel vero senso della parola, Stone Cold Steve Austin. Numero 3. Beh, qui voglio essere molto veloce a parlare perché è una cosa che mi ha sempre inquietato, dato in parte fastidio da vedere, eccetera, ma vi basta pensare che Undertaker impiccò Big Boss Man dopo una Hell in a Cell. Undertaker legò il cappio sulla cima del Hell in a Cell e mentre la cella infernale si alzava, trascinava insieme a sé Big Boss Man impiccandolo. Sia chiaro, nessuno è morto dopo la caduta, è stato tutto programmato e ben studiato, però sicuramente ha fatto un grande effetto. Numero 2. Come non citare Kane che perde la maschera dopo un match contro Triple H? Beh, come possiamo vedere, la faccia di Kane truccata in questo modo con i capelli rasati solo da un punto faceva veramente pensare che fu sfigurato da bambino in seguito alla storyline con Undertaker che diede fuoco alla casa tentando di uccidere il fratello Kane. Questa ovviamente è tutta la storyline, ma veramente il modo in cui successe il tutto fu studiato molto molto bene secondo me, e il fare apparire Kane così senza maschera fu un'altra ciliegina sulla torta perfetta per questa storyline. Ma per le persone che dissero "Oh, Kane senza maschera avrebbe perso qualsiasi cattiveria", qualche tempo dopo diede fuoco a Jim Ross. Wow. Numero 1. Ora, come sappiamo, Kane, Paul Bearer e Kane sono sempre stati accostati insieme nelle storyline e non solo. Sia prima per Undertaker, comunque sempre con Paul Bearer, eccetera, magari un Undertaker giovane che aveva bisogno di esperienza, che aveva bisogno di qualcuno, di qualche spalla, eccetera, sia comunque che un Undertaker nel, magari chiamiamolo così, nel dopo. Comunque Paul Bearer è sempre stata una figura importantissima sia per Kane che per Undertaker, ma la cosa più inquietante di questa top 10 secondo me è quando Undertaker, per storyline, suo padre lo seppellisce vivo nel cemento. È veramente una cosa che mi ha sempre messo troppa angoscia, se così vogliamo chiamarla, addosso, perché veramente il video, le urla strazianti di Paul Bearer ancora mi accapponano la pelle. Mamma mia, questo momento secondo me è il momento più spaventoso e creepy della WWE. Sarò sincero, volevo anche mettere un numero in più, ovvero Kane o Taker che vanno a trascinare nelle fiamme dell'inferno sotto al ring, per esempio Kane Rollins più recentemente, ma personalmente ritenevo molto più creepy altre cose spaventose, anche se questo sicuramente non scherza. Quindi questi erano i 10 momenti più horror della WWE. Ora fatemi sapere voi qua sotto se avete una vostra top 10 personale, o magari, che so, se concordate, se non concordate, fatemi sapere in generale qualche momento che mi so che ho preferito non mettere, eccetera. Comunque fatemi sapere la vostra. Detto questo, buon Halloween, mangiate poche caramelle perché fanno venire le carie, almeno così dicano, ma chi se ne frega. Detto questo, ancora buon Halloween. Ovviamente a breve arriverà anche la recensione di Hell in a Cell, quindi detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!